Siamo in diretta. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buonasera, anche questa sera siamo in diretta Facebook e Instagram. Ciao Fabrizia, ciao Federica. Aspettiamo che si connettano gli altri e poi partiamo. Ciao Davide, buonasera. Sono le 20, un minuto e partiamo. Come state? È dura, ma ce la faremo. Ciao Renato. Venti zero uno, un minuto e partiamo. Ciao Assunta, ciao Giorgia, sempre presente, ciao Chiara, ciao Alessio, Erasmo, gli angeli del bello sempre presenti, Lucia. Bene, iniziamo anche questa sera. Buon mercoledì 8 aprile. Partiamo con la diretta di questa sera, partendo sempre dalla solita scaletta e quindi iniziamo dai dati. Scusatemi, ma oggi è stata una giornata molto impegnativa, abbiamo avuto diverse riunioni, stiamo cercando di gestire al meglio l'emergenza e anche la ripartenza, quindi stiamo pensando anche a misure per il dopo. Oggi è arrivata tanta solidarietà e abbiamo anche accelerato con i buoni, poi vi aggiorniamo. Allora, partendo dai dati del Gores, in provincia di Ascoli, secondo i dati forniti, oggi siamo a 236 casi positivi. Nello specifico, nel comune di Ascoli Piceno sono 75 i casi positivi. E quindi diciamo che sul fronte di dimessi guariti nelle Marche iniziano ad arrivare dei dati leggermente positivi, quindi diciamo ottimistici, perché positivi in questo momento è meglio non usarlo come termine. Siamo arrivati a 645 ed è in leggero calo anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Da 139 siamo passati a 133, in semi-intensiva da 277 siamo andati a 275. Dei dati che servono per comprendere che forse stiamo scavallando questo picco, però dobbiamo mantenere sempre alta la guardia, quindi non dobbiamo alleggerire, dobbiamo continuare a rimanere in casa. E questo è penso che ormai è compreso da tutti, ma non tutti lo rispettano, perché anche oggi abbiamo fatto 131 controlli, di cui anche una sanzione e una denuncia. Quindi purtroppo dobbiamo continuare ad avere la linea rigida di controllo, perché altrimenti non si comprende che finché non teniamo le persone dentro casa non riusciamo a superare la fase, perché un conto è scavallare il picco massimo e guardare la luce, un conto è che in un momento o un altro si rigenera un nuovo focolaio e potrebbe sviluppare altri mesi di chiusure. Quindi meglio rimanere qualche giorno in più piuttosto che rimanerci per mesi. E quindi, per quanto riguarda i tamponi, molti ce lo chiedono, chi mi scrive in privato, chi in pubblico. Allora, io domani avrò un direttivo ANCI. Io penso che è necessario poter
processare i tamponi in tutte le aree vaste, e quindi noi chiediamo che si arrivi al regime dai almeno 700-800, come c'era stato promesso dalla regione. Io ringrazio gli operatori dell'area vasta 5, stanno facendo un lavoro eccellente, da tutti gli amministrativi agli operatori sanitari e agli infermieri che lavorano con condizioni complicate, però abbiamo bisogno di fare i tamponi. Dobbiamo fare i tamponi a tutti gli operatori sanitari, a tutti i parenti dei casi positivi, dobbiamo fare i tamponi a tutte le forze dell'ordine, agli operatori sanitari privati, sia all'interno delle cliniche, ma anche gli infermieri che vanno dentro casa e stanno continuando a lavorare, che ringrazio come ringrazio tutti gli operatori. Dobbiamo aumentare i tamponi e fare i tamponi anche a tutti coloro che lavorano all'interno degli alimentari, perché è inutile che teniamo le persone in casa, poi magari casi positivi, asintomatici, girano e stanno continuando a diffondere il coronavirus. E allora bisogna che la regione intervenga in modo celere, lo richiederemo in modo ufficiale, ma occorre un intervento, occorre che faccia sentire la sua voce. Invece, tornando alle cose del comune, ricordo che questa sera alle 24, a mezzanotte, scadono le domande per avere i buoni alimentari. Quindi chi non avesse fatto domanda e rientra tra i requisiti dei beneficiari, potete fare domanda anche via mail o PEC entro la mezzanotte, in modo da poterla avere. Noi abbiamo alle ore 12 di oggi, ci sono arrivate 493 domande, già valutate ammesse 289, 16 sono state escluse perché non avevano i requisiti. Entro domani riusciamo a consegnarle a tutti, e quindi entro la giornata di domani tutti i beneficiari avranno il buono a casa per poter utilizzarlo anche in previsione delle feste pasquali che dobbiamo passare a casa, così come la Pasquetta, che è fondamentale. In tanti ci stanno chiedendo dove usare i buoni, e allora sul sito del comune basta entrare nella pagina dedicata a emergenza alimentare, ci sono tutti gli elenchi delle attività che hanno aderito a ricevere il buono, e quindi possono guardarlo dal sito e andare nelle attività che già hanno attivato tutti l'accettazione del buono della spesa alimentare. L'elenco è in costante aggiornamento, e quindi man mano che si inseriscono le attività le inseriamo nell'elenco. Oggi, ad esempio, per quanto riguarda la spesa solidale, che si sta allargando, stiamo ricevendo tanti alimenti, si sono uniti il Super Call di via Arrigo Boito e il Bazar dell'Assassino di via Picena Prutina, quindi anche lì sarà possibile fare spese e lasciare degli alimenti alle persone più bisognose. Poi ringrazio tutti coloro che stanno mettendo in campo proposte, iniziative gratuite che servono sia per tamponare l'emergenza, sia per tutelare diciamo, la cura delle persone. In questo momento ci sono molte persone sole, e ringrazio molti psicoterapeuti che mi hanno dato la disponibilità a poter accogliere persone che magari hanno bisogno di un sostegno psicologico, di un confronto. E su questo ringrazio l'assessore Maria Luisa Volponi, che abbiamo aderito come amministrazione comunale ad una collaborazione con l'associazione Psai Alchimia, proposta dalla dottoressa Cinzia Valenti, dove c'è un'equipe multidisciplinare di professionisti, psicologi, psicoterapeuti, sociologi e nutrizionisti che possono dare la loro consulenza gratuita e quindi un supporto. E quindi noi abbiamo aperto a tutte le iniziative di carattere gratuito, perché cerchiamo di divulgarle, cerchiamo di condividerle con la cittadinanza, così da non far sentire nessuno solo, e tutti devono avere un punto di riferimento. Per questo ringrazio l'assessore Maria Luisa Volponi, che ci ha lavorato in prima persona su questa iniziativa. Comunque sul sito, il servizio, tutto è pubblicato sul sito, il servizio partirà dal 14 aprile. Molti ci chiedono quando inizia la fase 2. Allora, al momento
Attendiamo di arrivare al 13 aprile per capire la direzione che prenderà il governo. Al momento noi stiamo pensando alla fase 2, stiamo gestendo l'emergenza sanitaria, lo stiamo facendo con una massima collaborazione e stiamo gestendo l'emergenza sociale, alimentare ed economica. E allora, la fase 2, stiamo pensando anche di strutturare uno strumento digitale per far partecipare tutte le associazioni, tutte le persone a proporre idee di progettualità, non di impegno di spesa, perché sull'impegno di spesa ovviamente abbiamo bisogno di misure che arrivano dal governo, dalla regione. Abbiamo, come dicevo ieri, approvato il bilancio, metteremo in campo tutte le azioni e non lasceremo nessuno da solo, e quindi metteremo in campo sicuramente iniziative e risorse per poter sostenere le difficoltà di imprese, famiglie, artigiani, professionisti, tutto quello che abbiamo nelle nostre forze. Però quello che conta è anche dare una direzionalità, una rinascita alla città di Ascoli Piceno, e per fare questo utilizzeremo uno strumento digitale per far partecipare tutti a lanciare delle idee per poi farne una sintesi e farne un progetto di città. Noi vogliamo puntare molto sulla smart city, sulla digitalizzazione, sulla possibilità di rimettere al centro la persona al centro in modo di sostegno ai più deboli, e quindi investiremo sui servizi sociali per poter garantire la massima assistenza e il sostegno a tutte le fasce più deboli, i disabili, gli anziani, i bambini. E poi la persona al centro come sviluppo, e quindi la possibilità di investire ad Ascoli, la possibilità di incentivare, vogliamo incentivare chi porta la residenza ad Ascoli, vogliamo incentivare le aziende benefit, ossia coloro che all'interno dei propri fatturati possono reinvestire sulla tutela dell'ambiente. Quindi sulla tutela dell'ambiente, sul progetto Ascoli Green, vogliamo ampliarlo per cercare di coinvolgere start-up e aziende che possano investire sul miglioramento della qualità ambientale, sulla riduzione dei rifiuti, per creare lavoro attraverso il rispetto ambientale, così come il miglioramento della qualità della vita. Quindi ci apriamo e cerchiamo di coinvolgere le università per coinvolgere progetti di sviluppo d'impresa per quanto riguarda il miglioramento della qualità della vita, cercare di essere attrattivi. Noi ci crediamo, questa, la fase 2 deve essere il punto di ripartenza e dobbiamo coinvolgere tutti, così come stiamo facendo all'interno dell'emergenza. Oggi c'è stato un accordo tra i carabinieri e le poste italiane, e volevo informarvi che l'Arma dei Carabinieri e le poste italiane hanno sottoscritto un'importante convenzione per tutti i cittadini che hanno compiuto, superato i 75 anni, per l'intera durata dell'emergenza. Chi riscuote la pensione in contanti presso gli uffici postali può delegare i carabinieri, che la riscuoteranno e gliela porteranno direttamente a casa del pensionato. Per avere questa possibilità basta contattare il numero verde 800 556670. Ripeto, 800 556670, messo a disposizione dalle Poste Italiane. Per quanto riguarda la solidarietà e l'amicizia degli ascolani, devo dire che cresce sempre di più. Vi ringrazio tutti, molte persone che vengono in forma anonima a fare la spesa da donare, molte persone che vengono a donare, molte attività che mettono a disposizione i propri alimenti per le persone più bisognose, che lo fanno in forma anonima, molte persone che ci hanno donato. Anche oggi abbiamo ricevuto tantissime donazioni, grazie alla Croce Verde che ha distribuito le uova pasquali di 2, 3 e 5 kg donate dal gruppo Gabrielli agli operatori sanitari. La Croce Verde li ha consegnati sia agli operatori sanitari che alle case di cura e quindi anche agli anziani. Grazie alla Croce Verde, grazie al gruppo Gabrielli, grazie alla Caffarel che ha donato uova pasquali e colombe ai medici e al personale sanitario dell'ospedale di Madonna del Soccorso, dove proprio oggi è stato a consegnare il personale volontario della Protezione Civile e dell'Associazione Nazionale Carabinieri insieme al colonnello Ciro Niglio.
grazie al Settembre Bianconero che ci ha donato 100 mascherine da distribuire alla comunità e 100 donate alla Polizia Municipale. Ringraziamo la Bias di Bruno Canala che ha donato 125 mascherine, la Coldiretti e gli allevatori che oggi hanno portato 100 kg di carne di agnello che abbiamo dato al PAS, che consegnerà ai più bisognosi nei pacchi pasquali. Grazie a Daniele Rossi, titolare del ristorante Giapao, che ha devoluto l'intero incasso della giornata di ieri alla Protezione Civile per l'emergenza. Grazie a Mario Seccardini, che ha donato uova di Pasqua a tutti i bambini che abbiamo distribuito attraverso la Protezione Civile e il PAS. Grazie alla Geta, che ha donato le colombe per i bambini e le famiglie in difficoltà. La Vivenda ci ha regalato pasta, generi alimentari e tanti altri beni di primaria necessità che abbiamo messo nel nostro magazzino da consegnare a tutte le persone più bisognose. A fare donazione è stata anche la Piadineria del Centro Commerciale Albattente e il ristorante Old Wild West, quindi vi ringraziamo. Insomma, grazie a tutti, è incredibile vedere così tanta solidarietà, è incredibile vedere tantissime chiamate e messaggi di persone che dicono come posso essere utile, come ti posso aiutare, come possiamo aiutarvi, come possiamo aiutare le persone che sono più in difficoltà. È straordinario tutto questo e questa straordinarietà del cuore degli ascolani dobbiamo trasformarla in voglia di rinascere e quindi dobbiamo tenerci tutti per mano uniti e ripartire tutti insieme senza ne lasciare nessuno indietro. Io ripeto, l'emergenza non è finita, ancora è lunga, però vedo un grande cuore, vedo una grande collaborazione. Oltre a ringraziarvi, vi dico che io sarò in trincea tutti i giorni a combattere contro questo virus, a sconfiggerlo insieme a voi. Sarò l'ultimo a abbandonare il campo di battaglia, ma poi non lo abbandoneremo perché c'è la seconda fase, quella della ricostruzione, della rinascita, della possibilità di non lasciare nessuno indietro e costruire un nuovo sviluppo con la persona al centro, il rispetto dell'ambiente e il miglioramento della qualità della vita. Questi saranno i tre punti di forza dello sviluppo della città di Ascoli, che deve tornare ad essere attrattiva per imprese, industrie, possibilità di fare business, creare lavoro e arricchire e far crescere il territorio. Bisogna essere ottimisti, bisogna coinvolgere tutti in questo processo e dobbiamo fare la voce grossa sul governo e sulla regione per avere anche le giuste risorse e la giusta dignità che negli anni è stata, di cui è stata privata la nostra città. Congratulazioni a Giulia Ferri per la laurea. Giulia Ferri oggi si è laureata all'Università La Sapienza di Roma nella magistrale di filosofia moderna e ha fatto una tesi sul dialetto ascolano. Complimenti e congratulazioni per la laurea, ma soprattutto la sua tesi era Dialetto ascolano, i suoi aspetti morfologici e morfosintattici. Grazie Giulia, complimenti anche per la tesi, perché questa tesi, oltre a portare avanti la nostra identità, la nostra storia, porta avanti anche la tradizione del nostro dialetto, che è fondamentale di tramandarlo di generazione in generazione, quella che ci hanno dato i nostri nonni, i nostri anziani, quando li incontriamo con quel dialetto, entra nel profondo e a volte è molto più efficace come comunicazione. Auguri, oggi tante persone, tante richieste di auguri in diretta, ci teniamo a farli perché è anche un piccolo gesto in questo momento di difficoltà, può risollevare un momentino. Quindi tanti auguri al piccolo Robert che oggi compie 5 anni, auguri Robert, tanti auguri a Christian che festeggia i suoi 10 anni, auguri, un doppio augurio speciale a Lucrezia Oddi e Kevin Volpini che compiono entrambi 18 anni. Auguri Lucrezia, auguri Kevin, tanti auguri. Sicuramente entrambi avreste voluto festeggiarlo con tanti amici, avremo modo superato questo momento, però intanto vi faccio io tanti auguri anche da parte della città. Tanti auguri all'amica Laura Corradetti, un abbraccione Laura, tanti auguri ad Alessia Sabatucci. E infine buon compleanno a Simona Anatoli che oggi compie 48 anni. Tantissimi auguri Simona. E infine il mio ringraziamento va oggi più che mai a tutti gli operatori sanitari, davvero di cuore, davvero un grande orgoglio poter essere il vostro sindaco perché siete veramente degli eroi e mi batterò in prima persona per far sì che ci siano i dispositivi di protezione per voi e che vengano fatti i tamponi. Quindi da domani inizieremo questa battaglia giusta per tutelare
voi, il vostro lavoro e anche la vostra salute. Grazie per quello che fate, grazie a tutte le imprese esterne degli ospedali, a chi fa le pulizie, al bar, a tutte le aziende esterne dell'ospedale, a tutti gli operatori privati, a tutti gli operai che sono in fabbrica rischiando la propria salute ma mantenendo il proprio impegno lavorativo. E quindi tanti auguri a tutte le imprese di pulizia che in questo momento stanno esposte anche loro a rischio. Un ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando, perché in questo momento, e grazie anche alle forze dell'ordine che stanno collaborando in modo eccellente, io ringrazio tutti di cuore e non finirò mai di dire grazie. E questa esperienza è molto difficile. Quando mi sono candidato a sindaco non avrei mai immaginato di poter vivere questa situazione, è molto complessa, difficile. Sicuramente commetterò tanti sbagli e quindi chiedo scusa ad ognuno di voi per gli errori che posso umanamente commettere, ma li faccio sempre in buona fede, cerco di agire nel meglio e cerco di essere in prima linea accanto a voi. Vi ringrazio di cuore, per seguirci basta mettere un like sulla pagina Facebook, Instagram e seguirci sul canale Telegram Marco Fioravanti Sindaco. Buona serata, ci vediamo domani.